Oggi Anastasia faremo uno scherzo a Vanessa. Non facciamoci sentire perché adesso scende che stiamo per uscire. E che cosa ne facciamo? Andiamo a prendere da mangiare al Burger King. Le chiediamo se vuole mangiare Burger King e sicuramente dirà sì. Io dirò che non ho fame e che non mi va come al solito perché io non lo mangio spesso, nel senso neanche voi, però proprio anche quel poco in cui voi lo mangiate io lo evito perché non mi fa impazzire, non mi piace molto. Quindi le dirò che come al solito io non lo voglio, ma poi quando torniamo a casa io la guardo mangiare il suo panino e le sue patatine, le chiedo se me lo fa assaggiare e me lo mangio tutto io. Secondo voi, cucciolini, Vanessa come la prenderà secondo te? Male. Malissimo, secondo me si arrabbierà tantissimo, probabile che si metta pure a piangere. Adesso però devo riuscire ad andare in macchina a mettere la telecamera di nascosto e poi riprenderci quando siamo dentro il Burger King, sempre di nascosto, vediamo come fare, ok? Dobbiamo anche andare un attimino a fare un po' di spesa prima di andare al Burger King. Ok, quindi ci vediamo tra poco con Vanessa. Allora, Anastasia, prima di andare al Burger King, non facciamoci sentire che nell'altra casa di là c'è Vanessa. Ho una sorpresa per voi. Cosa? Una bellissima nuova postazione gamer che può essere utilizzata anche per fare i compiti. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti. Apri gli occhietti. Guarda un po' qua. Guarda questa scrivania, Anastasia. È fantastica. È un po' alta però per te. Prova a metterti in piedi un attimo. Eh sì, allora per giocare in piedi può andare bene, da seduta invece è troppo alta. Guarda un po' qua, Dove? qua, guarda qua, Cos'è? qua tu puoi regolare l'altezza di questa fantastica Come si scrivania fa? con la freccetta in giù, Ma questa in su. quella in su, ancora più Quella in alta, quella in giù. Hai visto che roba? Prova a sederti, così la regoliamo in base alla tua altezza. Avvicinati. Bravissima, così va bene? Sì. Ok, Aspetta un po'. ancora un pochino. Vai Anastasia, abbassa, guardate, così scende Che e col pulsante in su sale. E possiamo, vuol dire 1, 2, 3? esatto, possiamo memorizzare fino a tre altezze diverse. Quindi devi tenere premuto il pulsante M. Tieni premuto. Ok, adesso clicca 1. Perfetto, adesso lui ha memorizzato al numero 1 la tua altezza preferita. Vediamo. Proviamo? Cambia l'altezza, aumenta. Così è un po' troppo alta. Prova a schiacciare 1. Hai visto? Da solo arriva. È una figata, è bellissima. Pensa. Ti piace questa scrivania nuova, amore? Ma la presti anche a Vanessa? Oh, brava! E tu pensa che questa scrivania, Ani, può tenere sopra fino a 160 kg. Quindi a me mi riesce? Sì, vai, puoi farti anche un pisolino dopo aver studiato o giocato. Sì. Dai, che sei una coperta e dormo. Buonanotte, Ah, sì. Anastasia. Anastasia e altre 10 Anastasia può tenere questa scrivania. Pensa che prima la poteva tenere solo 125 di chili e adesso invece 160. Ma dove stai andando? Sul soffitto a dormire? Comodo. È comoda? Almeno quello fino a lì. Questa scrivania della Flexispot è bellissima. Ragazzi, andate a vedere tutte le recensioni su Amazon e acquistatela col nostro sconto del 30%. Link in descrizione. Ma adesso Anastasia, andiamo a fare lo scherzo a Vanessa. Corriamo. Sento. Ok ragazzi, è arrivata Vanessa, adesso devo chiederle se vuole Burger King, ovviamente. Vane, ciao. Ascolta, ho deciso di andare a mangiare Burger King. Ti va? Di prendere Burger Sì, ho King? fame. Lo so che hai fame perché ti sei svegliata da poco. Ascolta, devo solo passare un attimo prima a fare un po' di spesa e poi andiamo a prendere un secondo, mi servono delle cose, siamo tornati a Dove? casa da pochissimi Alla giorni. machine. Anche sì, volentieri, ok? Ti avvicino al Burger King. Brava, esatto. E poi andiamo a prendere il Burger King, va bene? Ok. Dai. Ascolta, devo soltanto andare un attimo in macchina ad accenderla e la faccio rinfrescare un secondo, ok? Così non moriamo di caldo perché è ferma da più di 2 settimane. Va bene.
Vado in macchina ad accenderla così si rinfresca e posiziono la telecamera. Ok. Ok ragazzi, sto andando ad accendere l'auto, a rinfrescarla e a posizionare la telecamera. Come lo prendi il burger? Cosa hai voglia? Chicken. Panino con il pollo? Sì. Basta? Spesa fatta, bim, siamo tornati in macchina. Adesso andiamo a prendere il Burger King finalmente. Avete fame? Sì. Beh, allora, lo prendiamo solo io, non so se c'è anche tu. Ma va, no, sai che a me non piace. No, no, io mi mangio la pizza che mi ha fatto la nonna Elisa. Ma vuoi mettere la pizza della nonna Elisa contro il Burger King? Anche la mia pizza è buona. Ho voglia di pizza fatta da me. Adesso mi è tutta voglia di pizza. Va bene, siamo arrivati perché ultimamente mi sono mancato e di fronte al Burger King per la vostra gioia. Qua c'è uno spingo per il Burger King. Esatto. Ok cucciolini, siamo arrivati al Burger King. Adesso devo prendere da mangiare a Vanessa e ad Anastasia e poi me mangio tutto io. Ho una fame. Vanessa sta già ordinando, ancora devo entrare. Hai già preso per te? Sto benissimo. Dopo tocca a te? Allora, Ani, abbiamo ordinato tutto, eh? Adesso torniamo a casa e voi mangiate, vero? Sì. Che numero siamo? 107. 107. Lo stiamo preparando. Sai che tra poco si mangia. Allora, per chi l'ho preso, sentite che profumino. Mamma mia, ma a me non piace, mi dispiace. Avete ancora più fame? Adesso con questo profumino sotto il naso? Sì. Ragazzi, siamo arrivati a casa, Vanessa e Anastasia sono già salite, pronte a mangiarsi il loro Burger King, ma per Vanessa purtroppo non sarà così. Oh, ragazzi, finalmente a casa, dai bimbe, venite a mangiare che io ritiro due cose. C'è tutto? Sì. Sì? Avete controllato? C'è tutto tutto? Nuggets, patatine. Tutto? Fame, eh? Anch'io, un po' di fame. Buono. Carino. Com'è? Sempre il solito gusto? Sì. Sempre uguale? Ani? Tu è buono? Buonissimo. Buonissimo? Sì. Sto avendo voglia. Sto avendo
sveglia. Sai che ho fame. Mangi la pizza. Ma lo so, sai questo profumino di bistecchina fritta nel panino. Posso assaggiarlo un pezzettino? Posso? Davvero? Sai, a me non è che piace molto, però poi sento l'odore e mi inizia a piacere. Non lo so, magari mangio dopo una grassa mamma. Guarda che è vero. Pezzettino, magari. Ma è mio. Ho preso gusto. Ma è mio? Ma vabbè, ma... No, ce n'è ancora, eh? È mio? No, che fai? Mangio tutta? No, ma no, mi sono ancora un po'. Ma sai che oggi è più buono del solito? Ma è uguale. Dopo mi mangio il panino? No, no, no! Ma non ce l'ho! No, adesso non riesco a... Vabbè, ma ce n'è! Sì, dai, mangiatelo. Sì, adesso me lo mangio io. Ma sì, mangiatelo. Magari ne ho mangiato un pezzettino piccolissimo. Cioè, era minuscolo rispetto al panino gigante che era. Quante storie. Mi avete fatto venire fame, ma non è colpa mia. Se voi mangiate tutte queste cose profumate e io no. C'erano un sacco di panini. Vabbè, mio. Te lo prendevi. Adesso ti potete riuscire, no? Bruciate le panini lasciate. Posso bere? La tua? Ah, cioè. Una coca no, Non mi piace. La coca non mi piace. Adesso ti piace. Altro? Ma ti ho fatto pesare la tavola? Eh? Mi ho fatto pesare la tavola? Non è che mi è venuta. Allora, che non te l'hai fatto pesare la tavola? Questi sono anche i miei e me ne mangio. E ci sono anche l'altro? No! No! Ma ci sono anche l'altro? No! Vado in bagno! Vai a mangiare in bagno? Mi scappa! Pensavo che eri in bagno. Con chi parli? Con Anastasia. Ah, poverina. Posso finire il panino? Sì, dai, tanto c'è il panino. Ormai, è mio. Vane? Vane? È arrabbiata. Vieni. Perché? Sì. Vieni. Volevamo offrirti una patatina. Vieni qua, vieni. Vieni qua, siediti. Siediti? No. Visto che ne? Me ne devo andare. Dove devi andare? A mangiare? A farti il panino? Ma è uno scherzo, amore! Ho capito, ma se devo mangiare tutti i cucaraggi, le formiche per terra? Sì, va bene. Dai, andiamo a comprare un altro panino. Poi tu, io ci vediamo, mi fanno le gambe. Perché? Sei arrabbiata? Amore, dobbiamo farti uno scherzo anche a te, eh? No. Dai, bella brava. Va bene, dai, cucciolini, se questo video vi è piaciuto, quanti like dobbiamo prendere? 5.000 like per fare voi uno scherzo brutto a me. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like a questo video. E comprate le nostre unghie su www.valetigrow.shop. Singhiozzo.
Ciao, e tu hai mangiato? Cucciolina del mio cuore, ciao. Allora, te ti devo assolutamente ripristinare. Allora, mi devi ridare il telefono. Salutiamo. Ma che salutiamo? Ho appena iniziato il video, già salutiamo? Come si chiama? Ah, facciamo i saluti all'inizio adesso. Dai, come si chiama? Si chiama... Sì. È questa qua. Ah, non lo sei neanche capace a nominare, fa vedere. Piguz. No, Pinguin. Pinguin Gong. Sarà cinese questa bimba. E salutiamo lei. E salutiamo Pinguin Gong. Sì, dalla Cina. Ma non è cinese. Fa niente, dal nome mi sembra cinese, quindi visto che non la conosco, per me è cinese. Allora, cuccioline, oggi andiamo al mare. Probabilmente proveremo una nuova spiaggia. Sì, sì, mare. Guarda che cadi dal divano. Abbastanza. Senti Vanessa, allora facciamo così, non andiamo al mare e vai a fare i compiti, perché tua sorella li ha finiti i compiti. Tirati su, molla il telefono, che dobbiamo ripassare le regoline. Dai Vane, andiamo a metterci il costume, dai. Dai Vanessa. Sono due mesi, siamo qui. E allora? Allora, andiamo sempre a mare. Allora, visto che io a voi non ho ancora detto una sorpresa che avverrà fra qualche giorno, non la voglio svelare ai nostri cucciolini. Non sapete chi è che arriva qui, voi non lo saprete mai fino al giorno in cui arriveranno. Ma dai, poverini. Spegni il telefono, perché sennò la poverina diventi tu. Anastasia? Anastasia è uno. Anastasia è due. Cosa gli dici? Sto facendo un video. Ma cosa vuoi fare? Sei bianca come Gasper. Cioè non Gasper è il nostro gatto, scusa, come Casper, il fantasmino. Ti sei sbiancata. Dai mamma, sonno. Hai sonno perché non stai facendo nulla. Allora vai a fare i compiti, dai. Vai a fare i compiti. Mortizia, vai a fare i compiti. Con lo smalto nero. Dai, prepariamoci, mettiamo i costumi. E mettiamoci a dormire. Buonanotte, domani. Anastasia? Mi stai scrivendo una lettera o dovevi dire solo ciao? Ciao. Metti a giù. Dopo. A dopo. Ciao. A dopo domani. A domani. A domani. A dopo. Domani. Dopo. Dopo domani. Tra due giorni. Mua, pure mua, cioè anche mua le dice, ma lei non ti vede e non ti sente. Aspetta, ma fai Vanessa Anastasia. Oddio mio, me la passi a Ping Guang, per favore, a pinguina, me la passi un attimo. Metti giù, muoviti. Da chi? L'ha persa per strada. Devo dire che ho promesso. Ma non lo so, è cinese, dai, metti giù. Ciao, faccio l'ultimo giro. Ma che un giro di cosa? Adesso te lo faccio fare io a te l'ultimo giro. Dai, Anastasia, sta. Grazie. Oh, Anastasia ha tolto il cellulare. Ma come mai? Sua spontanea volontà. Tu vuoi andare al mare? Sì. Perché mi porgi la mano? Ok, allora andiamo a mettere il costume. No, no, no. Non ti permettere. Questo è mio. No, no, sta... no, è mio. No, non è tuo. Anastasia, smettila. Anastasia, smettila che mi bruci i peli. Mi bruci i peli, smettila. Non te lo do. Vai a mettere il costume, scegliamo il costumino. Dammelo. Dai, Anastasia. Prova a vedere se dentro questa borsa ci può essere un costume che ti può andare bene, se no dobbiamo andarlo a cercare da un'altra parte. Tieni. Ok. Dai. Vediamo cosa c'è qua dentro. Quello là. Questi sì. Oh. Ah, una coccinella. Lasciala stare. Dai, guarda se c'è il costume che ti può interessare. Questo no. Ecco, questo qua. Vuoi mettere questo, amore? Fa niente, è una
cucinella. Vuoi mettere questo, l'altro pezzo? Mamma, è la cucinella. Ma non è che è cattiva? Sì, è cattiva. Ha nascosto il coltello in tasca. Attenta, no, perché se estrai il coltello ti può fare male. Non è quella che è velenosa? Sì, se la tocchi muori. No, è velenosa. È velenosa? Eh sì. E adesso? Dai! Anastasia, il tuo costume è avvelenato. Vanessa, vuoi mettere questo? Guarda. Vane? Così abbiamo risolto i problemi. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Come? Amore, non è un gatto. È una coccinella. Non so se a questo richiamo lei possa reagire. Amore, prendila. La prendo io? No. Guarda come sei tenera. È velenosa, però allo stesso tempo non vuoi farle del male. Dai, ma prendila. Prendila. Oh, guarda. No! Ma cosa urli? Perché urla? Ok, Anastasia, vai in bagno e mettiti il costume. Quella. Adesso fai. Tu sembri una zingarella. Tu sei una zingarella. Ma è tuo questo costume? È gigante. Come fa ad andarti? Guardate. Guardiamo, eh. Ah, brava. Adesso vediamo se riesci anche col pezzo di sopra. Ho dei grandi dubbi. 3, 2, 1. Brava, amore. Mamma, come sei bella. Ma sei dimagrita. Sembri più magra. Vane, dai, metti il costume anche tu. No, tu hai scelto questo. No, questo. Dai. E il pezzo di sopra dov'è? Vabbè. Ok. Va, 3, 2, 1. Ok. Vai, dai, pezzo di sopra e andiamo. 1, 2, 3. Wow, signorina, ma che meraviglia! Complimenti, complimenti! Adesso mi preparo anch'io e andiamo in spiaggia. No, io voglio dormire. Ma se ti sei messa il costume? Io voglio. Andiamo. Ma non metti nulla sopra? No. Allora, mi prendi la borsa del mare. Anastasia, ti ho detto che stai esagerando. Staccati. Mare. Siamo in macchina, siamo pronte per andare al mare. Io non voglio. Dai, Vanessina, smettila. Allora, per riposare alcune volte. Ma abbiamo riposato. Ma invece di essere contenta, Vanessa, tra un mese ricomincia la scuola. E poi ti ho già detto che ci sarà una super sorpresa tra qualche giorno, di cui voi non siete a conoscenza. Quindi cerchiamo di goderci quanti questa giornata. Non te lo dico. Cerchiamo di goderci questa. 9, no, 7. Cerchiamo di goderci questa giornata, Vanessa. E che tra qualche giorno si ritorna a casa e poi il mare lo vediamo il prossimo anno, non lo vediamo più. Siamo arrivate in spiaggia, c'è un pochino di vento, l'aria è fresca. Dai Vane, si sta bene oggi. Non mi guardare così male. Dai che ti diverti. Anastasia, tu come stai? Benissimo. Dove vai? Senti, tu hai toccato l'acqua, mi hai detto? Sì, com'è? È calda? Sei contenta che l'acqua sì, è calda? Sì, ma sei calda, adesso fa caldo. Beh, l'aria è fresca, l'acqua calda va bene. Ma è contenta. Ah, ti stai già appropriando della mia sedia, lo sai che è mia, vero? E mi guarda male, mi fa morire. Giochiamo a tennis? Vediamo quanti tiri siete in grado di fare. Vediamo un po'. Una. Brava! Allora, dai, almeno 3 di fila li dovete fare. Uno. Dai, Ani, su. Una. Vai a fare il bagnetto? Tua sorella che si lamentava tanto è già in acqua, eh? Ma anche tu ti stai un po' annoiando? No. No, amore? Sei contenta? Ma lo sai che arriva una sorpresa tra qualche giorno? Io non... Quanti giorni? Tra, 9 giorni più o meno. Tu non puoi immaginare. Dov'è la signorina che si annoia di andare a fare il bagnetto? A che cosa, amore? Con le racchette? Ti sei portato? Hai fame tu? E guarda cosa c'è dentro. Ci sono i tarallucci, la banana. Sì, adesso andiamo. Mamma! Mamma! Posso giocare con voi? Non ho capito. Posso giocare con voi? Sì, finisco di giocare con Vanessa e poi gioco con te, va bene? Ok. Va bene. Tu mi stai divertendo? Sì. Perché io no, quindi me
me ne voglio andare da qui, voglio ritornare a casa Novara. So che ci sono un sito dove metti la casa in affitto per chi viene in vacanza. E cosa vorresti fare? Voglio mettere la nostra casa in affitto. Tanto so l'indirizzo, il numero civico, so tutto. Così magari viene qualcuno ad affittarla e noi ce ne andiamo a casa Novara. Va bene. Siamo tornati a casa. Ascoltate, facciamo la doccina così poi andiamo a mangiare qualcosina? Eh? La signorina... Uè! Mi hai spruzzato! Uè! Allora? Ti sembra di essere in piscina? L'acqua è ghiacciata della piscina. Speriamo che si scalda un po'. È cambiato il tempo, eh? In pochi giorni è cambiato tutto. Però si scalderà perché quando... Speriamo. Se le temperature non si alzano un pochino... Magari quando c'è la sorpresa, con una sorpresa molto bella, si riscalda. Speriamo, infatti. Avete fame? Volete fare un piccolo aperitivo piccolino prima di andare a mangiare qualcosa? Sì. Tu hai fame? Cos'è che vuoi? Volete che vi scaldo un wurstel di quelli grandi, ve li taglio a pezzetti? Ve lo taglio a pezzetti, no? Tu voglio i tarallini. Vuoi tarallini? Senza niente, un po' di formaggio, pecorino, salame, no? C'è la costina. La? La costina. No, amore, la costina di maiale? No, in questo momento non ce l'ho pronta. Le avrei mangiate anch'io le costine. Vuoi che ti faccio una coscetta di pollo? Ci voglio pensare. Va bene. Siete pronte? Sì. Andiamo, dai. Anastasia, cambiati i pantaloni. Staccatevi per favore che dobbiamo assolutamente andare, che abbiamo prenotato il ristorante, dai. Vi dovete staccare immediatamente dal telefono. Dobbiamo andare? Vanessa? Hanno suonato. State aspettando qualcuno? Ma un attimo, arrivo. Ma stiamo aspettando qualcuno? No. No. Ma chi è? Andiamo a vedere. Chi è? C'è un signore. Buongiorno. Buongiorno, mi dica, bisogno? Sono venuto con la casa in affitto. No, guardi, credo proprio che ci sia un errore. Ma stiamo scherzando, vuole che io pagato sulla piattaforma? Guardi, le confermo, le garantisco che noi non abbiamo messo nessun annuncio, però per correttezza vado dentro a chiedere alla mia famiglia. C'è un problema, c'è fuori un signore che dice di aver visto un annuncio su Airbnb che questa casa era in affitto ed è convintissimo di quello che sta dicendo, dice di aver anche già pagato, ma... Sapete qualcosa? No. Siete sicure? Papà vi ha detto qualcosa? Non mi sembrava di aver capito che papà volesse affittare questa casa, vero? No. Dio mio, ma cosa gli dico io adesso a questo signore? Di andarsene. B&B è una piattaforma seria, cioè nel senso se uno paga... Sì, che hai sbagliato. Io ho sbagliato? Hai fatto qualcosa, Vanessa? No. Sei sicura? Anastasia, sei un po'... Anastasia, perché fai così? Un gioco stavo facendo prima, vero? Io ti facevo così, lei mi dava il pugno, io... No, bambine, ascoltatemi un attimo, scherzi a parte... No, adesso ascoltatemi un secondo, scherzi a parte, i giochi me li racconti dopo. Questa cosa è serissima. Io come faccio adesso a dire a quest'uomo che è venuto qua a dirgli di andarsene? Devo assolutamente andare a controllare di quale inserzione stia parlando e capire come è stata potuta essere fatta. Comunque, ragazzi, salutiamo i nostri cucciolini perché io non so come risolvere questa situazione, veramente. Chiudiamo il video, per favore, perché sono un po' in panico. Ma ragazzi, intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Che casino, ragazzi. Bimbe, siamo ritornate a casa, San Teodoro, siete contente? Sì. Che bello, color... Salmone, bellino. E tu? Sì. Nero dark. Vuoi una mano a metterlo? Ascoltatemi un attimo. Dobbiamo fare assolutamente i compiti. E lo sapete, vero? Sì. Quanti giorni è che non facciamo i compiti? Zero. Sì, certo, zero. Saranno almeno tre. La regola delle 5 pagine al giorno è già bella che è andata. Dai ragazze, oggi è il 1° agosto e io non voglio che arriviamo a settembre ancora con i compiti, quindi per favore cerchiamo di finirli almeno entro agosto, ma anche prima della fine di agosto. Allora, vi do 5 minuti per terminare di mettere lo smalto.
Oh, perfetto, bravissima. Adesso Vane ti aiuta e poi vi voglio vedere a fare i compiti, ok? Non finiscono più. Però, ragazzi, se faccio 5 pagine al giorno, tra pochi giorni ho finito. Allora andiamo a farli. Meno male che ho comprato il mio nuovo zaino della Maricat. Con il nuovo zaino della Maricat è molto più semplice. E voi ragazzi, li avete già finiti i compiti? Scrivetelo nei commenti. Cosa c'è? Scusa, ma lo zaino? Lo zaino cosa? Scusa, ma da dove arriva? Come da dove arriva? L'abbiamo comprato quando eravamo a Cagliari. Hai litigato con tua sorella? Sì. Ok. Perché lei ha uno zaino nuovo, io no. Ma come Anastasia lei ha uno zaino nuovo? L'abbiamo preso a Cagliari. Perché il suo l'ha usato per 4 anni e adesso era da cambiare. Ma non te lo ricordi? Quando siamo andati a Cagliari tu sei rimasta a casa con papà, noi siamo uscite e abbiamo comprato lo zaino nuovo. Non te l'avevamo detto? Ma chi lo voglio? Perché lei sì e io no? Anche il mio è vecchio. Il tuo è vecchio? Ti ricordo che tu hai fatto la prima elementare e che ti ho comprato l'anno scorso lo zaino nuovo della Barbie, oltretutto l'ho pagato tantissimo, quindi il tuo non è assolutamente vecchio. Quello di Vanessa era un po' vecchiotto effettivamente. Poi non so, lei quest'anno in quinta elementare sicuramente dovrà portare qualcosa in più e questo zaino è super accessoriato e ha tantissime tasche. No, non ci siamo, quello zaino lo voglio anch'io, uffa! Uffa, però non vale, ma adesso... Allora ragazzi, però adesso lo zaino è bellissimo, io ce l'ho bruttissimo, delle Barbie, ma non lo voglio più delle Barbie, ho 6 anni. Forse avevo 5 anni e mi piaceva delle Barbie, ma ora non mi piace più. Ora mi sono così arrabbiata, vado fuori, di nascosto prendo il telefono di mia mamma e ordino un altro zaino, più bello del suo. Rendi conto, le ho comprato lo zaino nuovo lo scorso anno che ha iniziato la prima elementare e adesso lo vuole anche lei. Ah, hai pure l'astuccio nuovo, eh? Certo che ha l'astuccio nuovo, il suo era vecchissimo. Ma guarda il mio, un pagliolino, che me li pesa. Ma cosa c'entra? Ma io te li ho comprati lo scorso anno. Wow, lo voglio anch'io così. Hai visto quanti pennarelli che ci sono? E tu lo voglio anch'io così. Che figo, che bello. Lo voglio. Quanti strati ha? Sai, pensa che noi l'abbiamo comprato e lo stiamo guardando anche noi. Ah, ma si apre così, fammi vedere. Così a strappo? Che bello! Wow! Guarda che bei colori accesi! No, amore, no, a te te lo compro tra qualche anno. Hai lo zaino nuovo. Ok, ragazzi, io con questo telefono farò una foto all'astuccio e cercherò su Google la ditta che lo vende. Così mi compro quello che voglio io. Poi dentro disegno la figura completa. Di fare merenda? Vuoi gelatino? No? One hour later. Mamma, ma visto che ho appena finito i compiti, non è che possiamo andare in piscina? Certo, tu vuoi andare in piscina? Sì. Fa caldo, anzi fa caldo, ma è bello ventilato, si sta benissimo. Andate a mettere il costume, dai! Ok, amore, hai fatto il bagnetto in piscina, adesso facciamo merenda, facendo anche Anastasia dalla doccia, la intravedo. E poi continuiamo i compiti però, d'accordo? Sì.
Hai finito di far la doccia? Ma c'è un pacco qui. Perché fai così, scusa? No, magari è di papà. Ma no, non credo che sia di papà. Vabbè, comunque in ogni caso lo dobbiamo portare dentro, lo apriamo. Papà adesso sta riposando e quindi... Capito, no, lascialo qua. Ma cosa lascialo qua? Ma papà lo prende. Ma no, lo prendiamo noi, non sei curiosa? Io sono curiosa. Io prendo. Lo prendi tu? Vai, grazie dell'aiuto. Vale, sai se papà ha fatto un ordine? No. È arrivata una, guarda, una scatola grossissima. Quindi non sai di chi è? Neanche tu? Vabbè, adesso asciugatevi, finite di far merenda, poi al massimo vediamo cosa c'è dentro, ok? Okay? No, vado a ricambiarmi, voglio portare anche questo. Vabbè, lo porti dentro e tu riesci? Fai piano, amore. Va bene, io intanto stendo, ok? Ragazzi, vado a cambiarmi e poi scopriamo cosa c'è qua dentro. Credo sia arrivato il mio zaino. Se no, non mi scopre, sono nei guai. Ok, ragazzi, è ora di aprire il pacco. Ma però da dove si apre? Non si capisce. Vanessa! Che c'è? Mi aiuti ad aprire il pacco? Ok. Ok, ho fatto... Usiamo le forbici adesso. Ok, fatto. Ma Anastasia, cosa hai preso? Volevo anch'io lo zaino. E se ti scopre la mamma? No, lo devo nascondere, non lo deve vedere lei. Fammela vedere, sembra bellissimo. Guarda. Cavoli, che belli. Qui abbiamo uno sportellino per mettere la merenda o altre cose. Qua invece potete mettere la bottiglia ed è comodissimo perché a me mi si rovesciava sempre l'acqua. Anche a me. Una volta ora di... Infatti stavo facendo merenda, ho visto, ho toccato lo zaino tutto bagnato. Allora ho tirato fuori tutto e l'ho messo ad asciugare. Qua per mettere, non lo so, quello che volete voi, fazzolettini, ammucchina. Qua dentro si apre a cinque e abbiamo tanti tanti spazi, uno spazio e un altro spazio. Anche qua se mettete l'acqua, se rovescia l'acqua, questo qua non si bagnerà perché è impermeabile. Ma ragazzi, questo zaino ha un'altra apertura da qui e potete metterci tutto quello che volete. Non so, se siete un pochino più grandi, vi piacciono questi zaini, e a scuola vi servono il tablet o il computer, potete metterli facilmente qua dentro. È bellissimo, sono felicissima. Spero che la mamma non si arrabbia perché è troppo bello. Bimbe, ascolta. Ah, avete aperto la scatola. Cosa c'era? Ma ci vedo doppio? Ma scusate, perché ci sono due zaini e non uno? Che cosa c'era dentro quel pacco? Perché stai ridendo, Anastasia? Eh? Anastasia? Eh? Che cosa hai fatto? Niente. Hai comprato lo zaino e l'astuccio come quelli di Vanessa? Sì. Sì? E chi ti ha dato il permesso di fare un'azione del genere? Mamma, non mi piaceva troppo quello di Vanessa, allora l'ho voluto comprare anch'io perché era bellissimo questo quarto di pacco. Anastasia, gli zaini sono bellissimi, ma assolutamente non si usano i soldi di mamma e papà e non si acquista niente su internet se non si chiede prima il permesso. Allora, fammi vedere questo zaino. Oh, caspita, la stasi è bellissimo questo zaino. Ma puoi mettere la bottiglia così almeno... Per la prima volta non vi cadrà più l'acqua dentro lo zaino. Questa è l'idea più geniale che potevano avere. Perché, ragazzi, scrivetemi nei commenti a quanti di voi cade l'acqua nello zaino e bagnate tutti i libri e i quaderni? A loro è successo. Non dico spesso, però è successo. Ma posso mettere le mie cose segrete? Ah, perché tu hai dei segreti? No, però tipo... Le letterine. Magari voglio regalare al tuo compleanno, non ti dico niente, faccio un bigliettino per te, lo metto in questa tasca.
pasta così non me lo ruba nessuno. Ti do la pastina. Amore, questo zaino è veramente stupendo, ha tantissime tasche, potete mettere tantissime cose. Sì, anche una cosa qua così almeno lo tiene più sicuro. Esatto, ma è veramente bello, complimenti per la scelta, poi mi fai vedere come hai fatto però per arrivare all'azienda, eh? Perché tu sei troppo furba per l'età che hai. È troppo. Anche bello. Questo è bellissimo con le borchie. Ragazzi, mi raccomando, in descrizione troverete il link dell'azienda che si chiama Maricart e il link specifico per ordinare questi zaini che Vanessa e Anastasia hanno acquistato. Anastasia senza il permesso però di mamma. Voglio dirvi una cosa, è anche bello perché tu lo guardi e poi si vede che qua c'è i pattini con anche qua il fatto dell'unicorno. Allora Anastasia, però purtroppo, vieni qua vicino a me, ti devo dire una cosa, vieni qua. Bellissimo lo zaino, molto intelligente, molto furba, però non si fanno queste cose, perché prima di fare un acquisto tu devi chiedere sempre a mamma e a papà, quindi purtroppo ti meriti un castigo. Sì, ti meriti un castigo. Ti ricordi cosa dovevamo fare stasera? No. Dovevamo andare ai gonfiabili sui salterelli e non ti ci porto. Stasera restiamo a casa perché sei in castigo, ok? Mi prometti che la prossima volta che vorrai acquistare una qualsiasi cosa me lo chiedi prima a me? Lo sai che queste cose non si fanno? Sì. Ma io non ho fatto nulla. Sì, hai ragione, tu non hai fatto nulla e quindi papà ti porterà ai gonfiabili e sui saltarelli, okay. D'accordo? Allora, salutiamo i nostri cucciolini, Anastasia, e fai una promessa a loro. Ho sbagliato. Cucciolini e cucciolini, queste cose non si fanno mai perché dovete ascoltare mamma e papà. Bravissima, amore. E se mamma e papà vogliono, potete comprare sia uno zaino identico al mio o uguale a Vanessa per andare magari in prima, potete usare questo, magari invece in quinta questo. Esatto, anche gli astucci che sono bellissimi, quello di Vanessa credo che sia già dentro lo zaino, vero? Sì, perché hai finito di fare i compiti. E sono... Sì. Voi guardate che alla fine anche poi vedete che qua c'è qualcosa così, magari cadono i pennarelli, questi qua, esatto. Però vedi che sono qua e va bene. Esatto. E poi è facilissimo, guardate così. E non ha le treccioniere, che non mi ricordo che sono i pennarelli. Le matite, colorate, eccetera. Stai già temperando, allora corriamo a fare i compiti! Sì, sì! Ciao cucciolini, al prossimo video! Ragazzi, è anche bellissimo perché tu apri, poi apri questa qua che è bellissima, vedi, e già ci sono tutti i colori, così non li perdi. Se ti cadono però sono qua, ti cade magari l'astuccio, ma non cadono per terra. Va bene, fantastico, amore! Allora, sto temperando perché ci deve essere la punta. E ragazzi, se volete acquistare questi bellissimi zaini, ovviamente ce ne sono anche per maschi, cliccate il link in descrizione. Ciao! Ciao! Ah, ma una cosa voglio dirvi, è anche bellissimo perché quando è pieno non dovete aprirlo voi, ma si apre da solo, tipo me ora era pieno, mi è stata aperta da sola e l'ho buttato qua dentro. Veramente? Me lo fai vedere? Guarda. Vediamo. Vedete che qua si apre e tu butti dove... Comodissimo! Cioè, e non è quello piccolino subito che... Che si riempie subito? Sì. Che devi buttare, devi andare il cestino. Ah, il suo serbatoio che si riempie. Vedete che qua c'è quello che io ho temperato. Vabbè. Guardate la mia punta. Ciao! Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.